Ma quanto mi piacciono gli oggetti che vengono schiacciati? 100.000 like, mi schiaccerò le palle nella pressa. Oggi siamo qui per vedere altri oggetti pressati, a parte le mie palle, a parte il like che dovete pressare subito perché diventerà blu. So che questi video mi piacciono anche a me, sono una delle mie tipologie preferite insieme alle YouTube Poop. Quindi oggi andremo a vedere oggetti stranissimi che vengono schiacciati, torturati e fatti esplodere. Iscrivetevi al canale, ma adesso partiamo col video. Attenzione, non fare questo a casa, perché tutti a casa abbiamo una pressa idraulica. Io tra poco ce l'avrò, 100.000 mi piace. Verrà schiacciato un filo, o un cappio, una bottiglietta e una palla di carta stagnola. Ok, cosa succederà? Questo diventa una cosa unica, diventa un frisbee. Guardalo, 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 che ora diventa un frisbee. Ah, è esploso. Vediamo che è diventato. Si è rotta la pressa. È un frisbee. Ho indovinato. Grazie, grazie. Sono troppo bravo. Grazie, grazie, lo so. Prossimo oggetto. Una Pokéball. Questa si spaccherà sicuramente. Infatti. Ah no, vabbè, manco troppo. Povero Bulbasaur. Stava là dentro. Riposa in pace. Rolex. Che brutta fine. Io non le posso vedere queste cose, raga, perché mi danno fastidio vedere gli oggetti che vengono distrutti in questo modo. Tra l'altro oggi vedremo anche un iPhone che verrà distrutto così. Proprio mi fa del male, non so se capita anche a voi. A me mi fa del male. Ok, bravo. Vediamo se sono bravi. Per me queste si schiacciano tutte, ovviamente. Ecco, queste sono le cose che mi piace vedere. Le lattine che si contorcono tutto. Bello. Erano vuote, perché se cioè non è uscita l'acqua. Oh, una palla di carta stagnola. È resistente però. Guarda come viene pressata. È resistente, è resistente. È diventata anche questa un frisbee. Vediamo, sicuramente sarà qualcosa di stranissimo. È diventata stranissima. È diventato un frisbee. Wow. Prossimi oggetti. Oh, e qua c'è l'iPhone. Allora, prima una lampadina. Ah, distrutta completamente. Mamma mia, ah! Oddio mio. Non c'è rimasto più niente di questa lampadina. Certo che ci deve, devono essere di una potenza ste macchine, ste presse. Incredibile. E questo che cos'è? Uno scuro. No, no! Via tutto. Bello, sì. Era uno squishy, tipo. Un giocattolino, poveri bambini, all'ascolto, mi dispiace. Il giocattolino è morto. C'è un giocattolino. Sento bambini piangere fino a qua. Attenzione, è ricomparso! Wow. Ma perché fanno il reverse? Non lo capisco. Bello, sì, schiacciato, fa schifo. Una mela caramellata. E qua da vedere se si spezza in mille pezzi o se si schiaccia. Perché la mela so che si spezza in mille pezzi, questa si schiaccia invece. Perché cosa? No, non lo fare, ti prego, non lo fare. Non lo fare. Un colpo al cuore. Aia, ah. Che poi non so se l'avete notato, ma tipo si era schiacciato il volume, si stava abbassando o alzando. Mamma mia, l'ha distrutto. Che spreco. Dammela a me, no? Mamma mia, che fastidio. Cioè, mi piace vedere queste cose, ma mi danno anche fastidio. Pazzesco. Abbiamo visto un iPhone che viene schiacciato con una pressa. Ora vedremo un iPad che viene triturato dal trituratore. Ma perché dovete fare queste cose? Già si è rotto. Però non lo riesce a schiacciare. È resistente l'iPad comunque. Si è incastrato. È bello resistente. Non ci riesce a mangiarselo tutto. Lo rimette o no? Rimettilo, dai, fammi vedere se ci riesce a mangiarlo tutto. iPad versus trituratore, sta vincendo l'iPad. Ragazzi, no, 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 no. Hai perso anche l'iPad. Niente da fare. Addio iPad. Ma torniamo alla nostra amata pressa, perché adesso schiaccerà oggetti pericolosi, tipo una granata e una pallina da non lo so, per il cane. Ma è vera? Se è vera è pericolosissimo. Ma non credo sia vera. Ah, attenzione, perché abbiamo la pressa infuocata.
Ovviamente prende tutto fuoco. Oh, è esploso. Si è infuocata, non l'avevo mai vista, la prima volta. Beh, figo. Cioè, figa la pressa è infuocata, è doppiamente figa. Ma vedete con la granata, così esplode tutto. Ok, una mela al giorno, toglie il medico di turno. Vediamo se toglierà anche la pressa. Tanto vince la pressa per me. Ah, vedete, come vi dicevo prima, la mela si va in mille pezzi. Quella lì era una mela cotta, insomma, era schiacciata. Ah, vomito di gatto in arrivo. Eccolo qua. Cos'è questo? Ah, questo è tipo il Didò? Il DAS, quelle cose là. È entrato dentro l'altro. Ah. Sta esplodendo, sento delle esplosioni. Bello, tutto schiacciato. Ah. E ora la granata, raga. Questo è pericolosissimo. Cioè, dovrebbe esplodere, c'è della polvere da sparo dentro le granate. Ma è finta, sarà una granata giocattolo, dai. Non penso ci sia la polvere da sparo. Vediamo. No, infatti è una granata giocattolo. È preso fuoco anche questa, ovviamente, tutta la plasticaccia che c'aveva. Tra l'altro è anche pericoloso, cioè non è che poi senti l'odore di tutti questi vapori, di tutte queste cose squagliate. Era finta la granata, ci ha fatto un po' il clickbait. Adesso vedremo degli oggetti messi nell'azoto liquido, che è questo liquido che fa praticamente ghiacciare all'istante. Beh, non è che sia successo granché, eh. Oh, che schifo. Che cos'era? Oh, vediamo con il pomodoro congelato, sono curiosissimo. Se si spaccherà. No, si è schiacciato invece. Coca-Cola congelata, attenzione. Oddio, che schifo che è uscito! Sembra vomito di balena! Bello però, dai! Bell'effetto! Ma a proposito di belli effetti, tipo questo della Coca-Cola, vediamo cosa succede a schiacciare tutte delle palle morbide, degli oggetti morbidi. Oh, vediamo con questo pupazzo, che già c'ha gli occhi di fuori. Oddio, oddio! Oddio! Oddio, che strano! Che strano! Non si spezza! Non si sente una scoppia! Stranissimo, guarda come sale! No, vabbè, questo è fantastico. Non sei riuscito mica a distruggerlo, eh! Si è rotto, perché si sta sgonfiando. Però manco troppo, se no, un po' si è rotto. Vabbè, dai, non. Mi aspettavo peggio. E per finire, visto che non ci facciamo mancare nulla, schiaccia sassi contro cose. Succhi di frutta. Vediamo come esplodono. È quasi porno. Attenzione, spulodono tutti. Sputano il liquido al loro interno. Bello, bello effetto. Ci è piaciuto. 100.000 like, PlayStation sotto schiacciasassi. Oh, schiacciasassi contro uova. Ah, sentite che rumore. Sentite il rumore, ah, rilassante. Sembra un rumore di fritto. E beh, sta a fare una frittata. Le grandi battute. Poi schiaccia sassi contro Coca-Cola. 100 lattine. 3, 2, 1, faccio vedere però. Eccolo. Guardate come alcune non si rompono. È resistente comunque. Ah, ah, che goduria pazzesca. Alcune si sono salvate. E poi vabbè, giustamente, hanno avuto la fine che si meritavano a schiacciare tutte. Oh, ci sono dei superstiti. Attenzione. Ma siccome non ci facciamo mancare niente, adesso vedremo cose schiacciate da un treno. E tra l'altro è pericoloso, penso, una cosa del genere. Dov'è il suo treno? Porca miseria! Porca miseria! Guardate come l'ha ridotto. Bene ragazzi, con questo era tutto, iscrivetevi al canale per vedere altre cose schiacciate, questo è il secondo episodio, fatemi sapere cosa volete vedere schiacciato, che magari ci compriamo la pressa idraulica anche noi, quindi iscrivetevi al canale, lasciate tanti pollicioni in su, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video, vi mando un abbraccione, un salutone e ciao gente!